Allora, sono qua con la mia ruota dentata. Le ruote hanno un modulo 1,5, una, quella più piccola, è numero di dente 36, la più grande è 144, l'angolo di pressione è 30 a 20 e naturalmente una riduzione di un quarto e l'angolo, siamo, ho portato a 70, l'angolo degli alberi. E vado a vedere, qua mi trovo col mio master, modificando il mio master, la mia coppia di ruote dentate in automatico, ho questo problema qui, vabbè, problema, nel senso che devo abbassare Subscribe. i denti, l'addendum della ruota Subscribe. grande che è standard è troppo alto rispetto, dunque dovrei a questo punto basta penso tagliare perché di fatti lui non va, no, va oltre, dunque dovrei abbassare perché lui va fino lì, allora lui tocca lì e dunque dovrei Subscribe. abbassare, andare più in profondità con Subscribe. la con il come si chiama o tagliare, dovrebbe vedere che tagliando cosa fa. E o se no andare in profondità con il mio diametro di fondo perché vediamo se però però bisogna tagliare qui perché dopo se no va a contatto strano che però no lui tocca qui va lì sì non ho cambiato niente dunque teoricamente la, come si chiama? Non ho cambiato nulla, però a questo punto devo operare in modo io modificando singolarmente una tantum la mia ruota dentata per non avere l'interferenza, perché se io vado rilevamento naturalmente Subscribe. interferenze, calcola, io ce l'ho una bella Subscribe. interferenza, c'ho un'interferenza qui naturale, dopo ho quelli, ho lì sopra, sulle punte, e poi vabbè ho i contatti, che queste sono talmente piccole che sono contatti, ok, sono coincidenze in pratica, poi ce l'ho lì e ce l'ho lì, dunque è la bontà del progetto, nel senso probabilmente ce l'avrò anche lì sotto la coincidenza. Comunque, cominciando ad alzare questo angolo di shaft fino poi ad arrivare a 90, questo come si può dire, l'addendum e il dedendum, il secondo modulo non tiene più perché c'è questa problematica dell'interferenza Subscribe. sulle Subscribe. punte del dente della ruota più grande fondamentalmente e ce l'ho anche vediamo calcoliamo rilevamento interferenza calcola eh sì e ce l'ho fino qua sì fino lì per forza vabbè spero di essere stato utile dunque ripeto un ingranaggio 1 a 4 modulo 1 e 5 però il modulo poi la stessa cosa, anche se avevo modulo 4, non era la stessa cosa. Angolo di pressione 20, ok, e niente, è un angolo di shaft di 70. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.